Buonasera, facciamo la verifica dei presenti prima di iniziare. Mosselli, Marcongini, sì. Iaia, sì. Nicovaro, sì. Vigelli, sì. Germiniasi, sì. Longhi, sì. Assente giustificata. Tranquilli, anche lei assente. Giustificata. Baraldi, sì. Avanzini, anche lei assente e giustificata. Carta, assente, forse arriva, non lo so, forse diceva che è partito. No. Okay. Orlandi e Bettoni, sono sempre legale. Bene, ricordo che la seduta è videosorvegliata, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Invito tutti i consiglieri ad un comportamento consono al ruolo, evitando nel corso degli interventi riferimenti a dati personali inutili e inopportuni non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. Nel caso in cui i consiglieri non sottengano tale direttiva, il Presidente del Consiglio può disporre la sospensione delle videoriprese. Ricordo infine che non è possibile da parte del pubblico né da parte di singoli consiglieri effettuare riprese video e o scattare fotografie con qualunque strumento o apparecchio. Allora, venendo ai punti, punto numero 1, lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti, se ci sono osservazioni, domande o altro. Se non ci sono, pongo in approvazione il punto numero 1, lettura e approvazione verbale delle sedute precedenti, che è d'accordo, il pregato di alzare la mano. Approvato all'unanimità. Punto numero 2, parere relativo alla legge regionale 10 marzo 2017, numero 7, recupero dei vani e locali seminterrati esistenti, adempimento ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 2, comma 8 della medesima legge. Allora, con questa legge noi dovremmo esprimerci entro il 31 ottobre di quest'anno, perché con questa legge a cui si fa riferimento si dava la possibilità di poter usare anche i semi interrati da trasformare praticamente in usi diversi, compreso l'uso abitazione o anche diverso, a meno che appunto il Consiglio Comunale non si esprime andando a limitare questa possibilità su tutto il territorio comunale o su parte del territorio comunale. Noi abbiamo la proposta che l'amministrazione fa è quello di escludere tutto il territorio comunale da questa possibilità, soprattutto per due motivazioni. Una è legata al discorso dell'altezza, o meglio della bassa altezza della falda. Noi sappiamo che scavando in modo poco profondo, anche se magari negli ultimi anni si è anche un po' abbassata, però non molto sotto il piano stradale, diciamo, si trova sicuramente la falda. Abbiamo anche qualche caso che verifichiamo in occasione di precipitazioni un po' elevate, o quando si innalza il cavo San Giorgio, quando si innalza il diversivo Mincio, che alcuni seminterrati che comunque ci sono vengono magari anche si allagano. Quindi un conto è magari che sia anche un garage, una cantina, non è simpatico, però questo insomma può succedere, può anche essere, tra virgolette, raramente accettabile, guardo l'assessore Marconcini perché capita. Però abbiamo avuto anche, magari non è la nostra situazione perché fortunatamente magari non abbiamo vicino corsi d'acqua molto capienti, okay, ma per esempio, l'esempio di Livorno, la tragedia di Livorno ha insegnato, cioè ci sono delle persone che hanno perso la vita perché annegate praticamente perché abitavano in seminterrati. L'altra motivazione è legata anche alla normativa che pone all'attenzione diciamo, della rilevazione del gas radon, che è un gas che è in natura,
dagli studi fatti, tra l'altro in Lombardia risulta essere una delle regioni in cui la concentrazione di questo gas è più elevata che da altre parti, e il gas radon comunque è anche una delle cause importanti che causano tumore ai polmoni, e quindi anche qua più si scava, più c'è la possibilità che ci siano concentrazioni di questo gas. Quindi insomma, per queste motivazioni la proposta dell'amministrazione è quella di escludere tutto il territorio del comune di San Giorgio da questa possibilità. Inoltre, sempre nell'ambito di questa normativa, c'è anche sostanzialmente una presa d'atto, che è quella, scusate che arrivo, di cioè relativamente alla superficie lorda di pavimento. Sostanzialmente la regione stabilisce uguale per tutti quali sono i criteri per determinare la superficie lorda di pavimento per le strutture ricettive alberghiere. Evidentemente si vede che ogni piano di governo del territorio magari prevedeva delle metodologie diverse di individuazione di queste superfici, quindi Regione Lombardia, attraverso un comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 27 del 2015, definisce quali sono i criteri per determinare la superficie lorda di pavimento, che dice che non sono computati a questo fine i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi, i piani delle camere, i portici e le logge. Questo è sostanzialmente comunque una presa d'atto in base a una legge regionale. Qualcuno chiede intervenire su questo? Prego, consigliere Orlandi. Buonasera. Il movimento è sempre stato favorevole a valutare qualsiasi iniziativa volta a un minor sfruttamento del sottosuolo. In questo caso però ci sembra sia stata fatta una forzatura contro la legge e contro ogni direttiva sulla sicurezza e sulla pubblica salute, consentendo di rendere abitabili i seminterrati. Questo punto viene anche da pensare a chi può essere utile una legge simile, chi può andare a vivere o a prendere in affitto un seminterrato. Sicuramente una famiglia normale può usare come garage, come camera di postiglio, studio, deposito, ma l'impressione è che questi seminterrati poi potranno finirci in particolar modo immigrati o comunque potranno essere affittati anche a famiglie meno abbienti. Quindi diciamo che questo timore ci frena molto su essere d'accordo con questa legge, nonostante sia scritta molto bene, in modo particolareggiato e con tanti dettagli sulle caratteristiche necessarie. Ciò nonostante, come diceva lei signor Sindaco, prevede l'abbassamento dell'altezza necessaria per l'abitabilità da 2,70 m a 2,40 m e non tiene conto delle problematiche, del problema esondazioni, che magari nel nostro territorio qua a San Giorgio non sono particolarmente, non si sono presentate frequentemente, però in tutti i comuni della Lombardia, in molti comuni della Lombardia il problema esondazioni c'è e si è anche presentato in modo grave. Quindi alla luce di tutte queste osservazioni anche noi pensiamo di votare contro, quindi a favore ma contro l'adozione di questa legge. Grazie. Grazie consigliere. Qualcun altro? Se non c'è nessun altro, pongo in approvazione il punto numero 2, parere relativo alla legge regionale 10 marzo 2017 numero 7, recupero dei vani e locali seminterrati esistenti, adempimento ai sensi dell'articolo 4 dell'articolo 2 comma 8 della medesima legge. Chi è d'accordo, è pregato di alzare la mano. Approvato all'unanimità.
qua non credo che serva l'immediata esecutività, la facciamo, per l'immediata esecutività mi chiedo di votare, chi è d'accordo? Grazie, approvato l'unanimità. Ok. Allora, punto numero 3, ratifica alla deliberazione di giunta comunale numero 45 del 23 settembre 2017, avente ad oggetto variazione numero 6 al bilancio di previsione finanziario triennale 2017-2019. Prego, Assessore Gaia. Questa variazione si è resa necessaria per rendere disponibili le risorse per sostenere le spese elettorali del referendum che si è svolto la scorsa domenica il 22 e viene compensato con trasferimenti e una somma prevista dal recupero dell'evasione fiscale. Serve appunto per finanziare le spese per il referendum e un'altra somma importante, la vedete che viene praticamente ritrasferita dall'Unione al Comune di San Giorgio, in quanto era una spesa prevista per eseguire alcuni lavori, ma ci si è accorti poi che essendo stata fatta la gara dal Comune di San Giorgio, la gestione poi successiva dei lavori rimane in capo al Comune che aveva iniziato il percorso e quindi si tratta in sostanza di un ritorno di lavori che si prevedeva sarebbero stati svolti dall'Unione inizialmente, ora invece ritornano e verrà svolta la stessa opera con la spesa prevista, ma in questo caso in capo al Comune. Grazie Assessore, qualcuno chiede di intervenire? Consigliere Orlandi. Sì, non ho capito nel dettaglio a quale opera ci si riferisce. Grazie. Allora, la somma indicata è di 55.000 euro, di cui 40.000 sono previsti per opere di manutenzione strade e 15.000 per la realizzazione degli spogliatoi del centro Pertini. Qualcun altro? Se non c'è nessun altro, pongo in approvazione il punto numero 3. Ratifica la deliberazione di giunta comunale 45 del 23 settembre 2017, avente oggetto variazione numero 6 al bilancio di previsione finanziario triennale 2017-2019. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo, chi si astiene, 2 astenuti. Per l'immediata esecutività, chi è d'accordo, chi si astiene, 2 astenuti. Punto numero 4. Ratifica la deliberazione di giunta comunale numero 47 del 28 settembre 2017, avente ad oggetto variazione numero 7 al bilancio di previsione finanziario triennale 2017-2019. Prego Assessore. In questa variazione viene fatta una modifica rispetto agli stanziamenti dell'anno 2018-2019 per quello che è il piano di ammortamento della piazzola ecologica, che per quello che compete a noi come amministrazione termina quest'anno, mentre invece la risorsa, l'importo più rilevante compreso in questa variazione è composto dalla quota che una grande struttura di vendita ha stanziato come fondo di perequazione. Inizialmente la distribuzione in base ai criteri stabiliti dalla provincia doveva essere svolta direttamente dalla provincia, invece adesso la gestione prevede che la ridistribuzione di questa somma venga svolta direttamente dal Comune di San Giorgio, fermo restando i criteri che erano stati stabiliti e quindi questo trasferimento che era stato previsto in sostanza rientra e verrà gestito
come distribuzione direttamente dal comune. Sì, l'integrazione di questo, come ricordava l'assessore, sono i fondi, sono quei 100.000 euro, mentre i primi 100.000 euro sono stati messi a disposizione per un bando che era stato riservato agli esercizi di vicinato, come avevamo spiegato la sera anche di presentazione dei dati. Questi sono i 100.000 euro che invece vengono distribuiti tra i comuni con termini a San Giorgio, con i criteri che erano stati stabiliti dalla provincia allora. La provincia ci ha chiesto come comune, a questo punto, una volta che ha chiesto prima a tutti i comuni di sapere come avevano intenzione di, come sarebbero state destinate queste risorse, perché comunque anche lì c'erano dei criteri di spesa delle risorse, ci ha chiesto di, invece che fare l'operazione, mandare i soldi in provincia per fare la provincia, di fare addirittura la suddivisione sempre sulle stesse cifre, con gli stessi criteri adottati nel 2013-14, non mi ricordo più oramai. Come ho detto anche la sera di presentazione dei dati dell'indagine, finora hanno risposto tutti i comuni, ma credo che ancora il comune di Mantova non abbia risposto. Quindi appena risponderà come ha intenzione di spendere i soldi, la provincia, quando ci darà l'ok, corrisponderemo i soldi al comune di Mantova, che non sono pochi, che sono 36.000 euro. Ovviamente il comune più grande, con più punti vendita, che usufruisce ovviamente di un contributo maggiore. Qualcuno chiede di intervenire su questo? Consigliere Bettoni. Non ho capito l'ammortamento tecnico della piazzola ecologica di 10.000 euro. Innanzitutto, cioè, non ho capito perché sono delle entrate, cioè chi è che ci dà questi soldi? E poi, poi l'ammortamento prosegue nel 2018 e mi sembra anche nel 2019. Mi sbaglio? In merito all'ammortamento del centro di raccolta, era stato imputato sul bilancio comunale, ma in realtà questo importo qua viene caricato sulla TARI, quindi in realtà non viene prelevato dal bilancio comunale. Il nostro ammortamento finisce col 2017, da quello che come comune. No, è stato previsto uno stanziamento di 10.000 euro di ammortamento, in realtà non si realizzerà questa spesa e quindi sono dei soldi che sono tornati disponibili, è una minor spesa. Le entrate ha menzionato come diminuzione, nel senso che non essendo più previsto che comunque vengano messi a disposizione da parte del bilancio, sono effettivamente menzionate in tabella, ma come diminuzione, considerando che poi sì, come giro contabile. Ecco. Qualcun altro? Se non c'è nessun altro, pongo in approvazione il punto numero 4, ratifica la deliberazione di giunta comunale numero 47 del 28 settembre 2017, avente ad oggetto variazione numero 7 del bilancio di previsione finanziaria triennale 2017-2019. Chi è d'accordo? Prego a alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene? 2 astenuti. Anche su questo chiedo l'immediata esecutività. Chi è d'accordo? Chi si astiene? 2 astenuti. Vi ringrazio, il Consiglio Comunale è terminato.